Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti su Valheim. Siete pronti a sopravvivere in un mondo ultraterreno vichingo pieno zeppo di pericolosi mostri? Affilate le asce e preparate l'idromele, perché ci sarà molto da fare. Dovremo procurarci risorse, craftare equipaggiamento, potremo addirittura costruire intere città e sconfiggere potentissimi boss. Buona visione! Ammetto, erano un paio di settimane che volevo provarmi Valheim, ma ho preferito aspettare in modo tale che risolvessero casomai i primi bug e glitch del day one. Allora, il gioco è in accesso anticipato, quindi la maggior parte delle funzioni non sono ancora disponibili. Io non ci ho mai giocato, l'ho comprato letteralmente un quarto d'ora fa. Casomai, se avete qualche suggerimento, scrivetelo qua sotto nei commenti. Allora, prima di tutto dobbiamo creare il nostro personaggio. Sesso maschile va benissimo, diamogli almeno un pochettino di capelli a sto povero Cristo. Ok, non è male, sono sufficientemente lunghi. Ovviamente un vichingo deve avere la barba, figurati se non ce l'avevano. No, un po' troppo lungo il pizzettino. Ok, adesso ragioniamo, va benissimo. Il colore dei capelli della barba lo lascerei standard, perfetto. Allora, nome del personaggio, ma ovviamente questo è Franknar Lothbrok, il cugino di Ragnar Lothbrok, solo che ovviamente gli scaldi non ne hanno mai narrato le avventure perché stava sui maroni a tutti. Ho giocato recentemente a Assassin's Creed Valhalla, quindi ho appreso parecchio sulla storia dei vichinghi. Ok, che le nostre disavventure abbiano inizio. Ok, le nostre avventure non iniziano nel migliore dei modi. Come potete vedere, una delle valchirie ci sta portando nell'aldilà. Sì, avete capito bene, iniziamo le nostre avventure che siamo appena morti sul campo di battaglia. Tuttavia, ancora non ci meritiamo il Valhalla e nemmeno la nostra vita è stata sprecata. Pertanto, non ci porteranno nemmeno a Helheim. Ci ritroveremo in una sorta di purgatorio, una via di mezzo fra il Valhalla e Helheim, da cui il nome del gioco, ovvero Valheim. Quindi, se vogliamo raggiungere il Valhalla, dovremo dimostrare il nostro valore sopravvivendo a tutte le pericolose creature presenti su Valheim. E non è finita qui, dovremo anche affrontare, credo, 5 o 6 potentissimi boss. Il problema è che arriveremo nudi e crudi, praticamente, e quindi dovremo craftare tutto il necessario, l'equipaggiamento e chi più ne ha più ne metta, cercando ovviamente di non morire. Ed eccoci atterrati. Porco cane, sono bagnato fradicio. Buongiorno. Credo che lei sia la Valchiria trasformata tipo in corvo. Perfetto, quindi lei ci guiderà nei nostri viaggi e ci darà tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Queste pietre quindi rappresentano praticamente i boss che dobbiamo affrontare. Saranno ovviamente uno più difficile di quell'altro. Allora, per adesso sono bagnato. Infatti, come potete vedere, c'è lo status relativo in alto a destra. Signorina Valchiria, mi dia un secondo, mi faccio un attimino familiarizzare con l'ambiente. Allora, mi dice che la temperatura scende parecchio durante la notte, pertanto se siamo bagnati rischiamo l'ipotermia. Con l'ipotermia ovviamente la nostra barra della stamina si rigenera molto più lentamente. Uila. Ok, questo posto decisamente non è niente male. Che aspetto. Spettacolo! Ho sentito qualcosa che mi ha rugnato di lato. Facciamo finta di nulla che è meglio. Allora, vediamo di procurarci le risorse in qualche modo. Aspetta un secondo. C'è una strana creatura lì che per adesso mi ignora. Se trovo un punto sicuro vi dico quello che so. Noterete che di tanto in tanto sto migliorando le nostre abilità di base. Buongiorno, buon salve. No, non cominciamo bene. Scusi, sono appena arrivato in partita, mi lasci stare? Oh, quel coso non mi molla. Ok, proviamo ad affrontarlo a mani nude. Per adesso è un grayling. Ok, perfetto, sta fuggendo. Senti, ormai ti faccio fuori e tanti saluti. Sto levelappando come non ci fosse un domani. Portate pazienza 10 secondi. Ok, e intanto lo abbiamo sconfitto e ha droppato della resina con la quale possiamo craftare una torcia e via dicendo. Allora, se premo tab si apre il nostro menu principale. Se vado qui ad esempio ci sono le nostre abilità come corsa, salto, combattimento corpo a corpo e via dicendo. Un po' come Skyrim, Oblivion e via dicendo. Compiendo più volte le medesime azioni di una specifica area, ad esempio continuando a correre, continuando a saltare e via dicendo, miglioreremo la suddetta abilità che ci permetterà ad esempio, che ne so, di correre consumando meno stamina e saltare consumando meno stamina, combattere più efficacemente. Ok, grazie Ciccio, sto spiegando anch'io un attimino agli iscritti. Allora, se ho visto bene possiamo procurarci da qua dei denti di leone. Per adesso non so cosa possiamo farci, probabilmente più avanti potremo utilizzarli per del crafting. Fatto sta che mi serve del cibo, mi serve della legna e via dicendo. Allora, posso intanto recuperare direttamente delle pietre. Sono piccine, quando avremo un piccone ovviamente
potremmo direttamente estrarre la pietra dalle suddette rocce. Maronna, il gioco lagga purtroppo. Vediamo un po' se posso prendere a pugni la madre natura. Perfetto. Vedi che strappare i rami. Io prendo a pugni l'albero. Perfetto, e mi ha droppato una grande quantità di legna e a sua volta mi ha sbloccato ancora altre ricette. Allora, datemi un secondo che sfogo tutta la mia rabbia repressa. In basso vedete inoltre che ho la barra della stamina che pian pianino si consuma. Va da sé che se arriva a zero non potrò compiere altre azioni. Porco cane, questo alberello era molto resistente. Ok, mi avventuro un attimo nel fitto della foresta e ho trovato, cos'è, delle bacche, dei lamponi, ottimo. Il cibo in questo gioco funziona in maniera molto particolare. Fra un attimo vi spiego tutto. Aspettate che intanto ne recupero quanto più possibile. Più avanti presumo che li potremo anche coltivare. Dica, mangiare cibo aumenta la quantità totale di salute. Mangiando diversi tipi di cibo può aumentare ulteriormente. È praticamente ciò che vi volevo dire io. Allora, quando io mangio del cibo andrò a riempire uno dei tre indicatori qua sotto. Se io mangio la frutta, la verdura e la carne, la nostra barretta della vita salirà al massimo. Adesso vedrete che mangiando semplicemente dei lamponi aumenterà di poco. Ma come vi dicevo, avendo un'alimentazione bilanciata e continua, perché dopo un po' l'effetto svanirà. Aspetta che c'è ancora quella strana creatura. Dicevo, mangiando in continuazione dell'ottimo cibo riusciremo ad avere il massimo della vita. Oh, guarda, guarda, intanto ho trovato un piccolo Bambi. Fin tanto che non abbiamo arco e frecce, presumo che catturarli sarà abbastanza difficile. Intanto abbiamo migliorato la nostra abilità di corsa. Ah, un porceddu! Pumba, sei buono! Pumba, sei buono! No, non posso farlo fuori a pugni. Provo a farlo fuori a pugni. Assaggia la l'ho distrutto a pugni praticamente e mi ha dato dei ritagli di cuoio. Sì, ma scusa, la carne animale? Ho capito che è esploso in una poltiglia. Ma così non vale, però. Da quello che ho capito ci sono anche diversi biomi. Per adesso siamo in quello iniziale che si chiama le praterie. Se premo M potete vedere che possiamo aprire la nostra mappa, che ovviamente è generata in maniera procedurale, quindi ogni partita è differente. E mano a mano che la esploriamo diventerà più chiara e più visibile. Aspetta che c'è un altro Pumba laggiù. Ciao piccolo cinghialetto, vieni qua che ti distruggo con la potenza dei miei pugni. E vabbè, esploso malissimo. Perfetto, aspetta che intanto mi procuro anche un po' di pietra. E abbiamo ottenuto il trofeo di cinghiale, che bello. Posso appendere le teste degli animali morti in casa mia, ma non ho una casa. Ok, per adesso siamo al sicuro. Vediamo di aprire il menu di crafting. Mi posso intanto craftare l'ascia di pietra con 5 unità di legna e 4 unità di pietra. Un'ascia grezza per l'abbattimento degli alberi. Oh, probabilmente la possiamo anche utilizzare come arma di difesa. E voilà, perfetto. Ovviamente mano a mano che andremo avanti sbloccheremo altri materiali e ricette di crafting migliori. Per adesso, vediamo di abbattere questo maledetto albero. In stile The Forest dobbiamo ovviamente fare attenzione. Signore, da dove mi arriva lei? Porca di quelli per porca. Ah, non prenderci il tronchi in faccia. Ok, ora gli facciamo decisamente molti più danni. L'abbiamo spappolato alla grande. Non mi ha droppato praticamente nulla. Aspetta che mi prendo qualche altra pietra. Torniamo quindi a sfogare la nostra rabbia repressa su questo alberello innocente. E voilà, cade. Aspetta, davvero non me lo piglio in testa. Oh no. Oh, adesso non mi dire che pian pianino dobbiamo anche colpire ripetutamente il big troncone per avere il tronchi più piccolo. Vediamo un po' se la mia teoria è corretta. E voilà! Mi sta schiacciando il tronco! Ma mi straprendi in giro! E quante volte lo devo colpire il bastardone? Oh, mi ha dato veramente una quantità spropositata di legna. Quante ne posso trasportare? Al massimo 50. Vediamo di avere una grande quantità ovviamente con noi, in modo tale da craftarci più avanti anche una bella casetta. E voilà, perfetto. Oh, ora mi sento decisamente molto meglio. Cos'altro posso craftarmi? Un martello, ma mi richiede altra pietra. Con questo nelle tue mani puoi alzare alte sale e possenti fortificazioni. Ottimo. Aspetta un attimo, ho trovato una baita. No, è una baita praticamente distrutta con all'interno un alveare. Ti prego, non mi dire che ci muoio per colpa delle api. Allora, proviamo ad entrare, anche se è rischioso. Mi stanno beccando, pessima idea, decisamente una pessima idea. Mi hanno fatto malissimo, maledette api. Aspetta che di nuovo quelle boie di creature orribili. Vieni qua, insegno io a stalkerarmi nel fitto della foresta. Perfetto, e mi ha droppato un altro po' di resina, ottimo. Ad ogni modo, di tanto in tanto possiamo trovare dei rami in giro per la foresta che ci daranno comunque della legna. Quindi anche se non abbiamo gli strumenti adatti, ci possiamo procurare tutto quello che ci serve. Il Bambi, sarà difficile perché fugge. Bambi, vieni a giocare con noi. Bloccati da qualche parte stile The Forest.
Niente, è troppo veloce, non riesco a stargli dietro praticamente. Allora, aspetta che mi procuro altra pietra con cui craftarmi eventualmente altri strumenti. Perfetto, ancora però, come avete visto, non sappiamo come ottenere il piccone. Ammetto che questo mondo è bellissimo, guardate che spettacolo. Vieni qua piccolino. No, è troppo veloce. Guarda pietre che ho trovato, ottimo, raccogli tutto. E direi che è anche giunto il momento per trovare una zona sicura in cui farci un piccolo accampamento, anche perché c'è il ciclo giorno-notte e temo che il sole stia calando. Questa zona è abbastanza tranquilla per adesso. Ecco, magari lo facciamo al riparo di questo albero, vediamo un po'. Allora, dobbiamo ovviamente craftarci il martello. Oh, a risorse siamo comunque messi bene. Perfetto, intanto c'è il nostro corvo Valchiria che è comparso. Ed ecco qua, abbiamo il martello. Se faccio tasto destro si apre il relativo menu di costruzione. Per adesso abbiamo poche ricette. Abbiamo ad esempio il fuocherello, quindi possiamo craftarci un piccolo falò. Oh, mi pare una buona idea. Vediamo di metterlo direttamente qua. Si è anche già acceso. Possiamo fare anche la pila di legna e la pila di pietre, così possiamo direttamente immagazzinarli in maniera ordinata. Oh, noto peraltro che la fragolina qua, il lampone, sta lampeggiando, il che vuol dire che ci nutrirà ancora per pochi secondi. Inoltre abbiamo anche la cucina. Ah, possiamo cucinare direttamente la carne sul fuoco. E il banco da lavoro mi sembra decisamente molto utile. Mettilo da qualunque parte, tipo qua sotto l'albero. Oh, meraviglioso, dovremmo aver sbloccato tante ricette di crafting. Dica, il banco da lavoro mi permetterà quindi di craftare degli oggetti più complessi, fin tanto che comunque ci troviamo nella sua area d'azione. Oh, perfetto, ora se apriamo il menu di crafting potete vedere che abbiamo sbloccato il progetto della zattera, 29 progetti degli edifici. Abbiamo le mura, le pareti basse, le porte, le scale di legno. Di tutto un po' per adesso. E anche degli arredamenti come lo scrigno, il letto che ci servirà per respawnare, quindi questo è molto ma molto importante. E la torcia di legno presumo sia una fonte di illuminazione da pavimento. Allora, per adesso craftiamoci la cucina, dovrei avere abbastanza legna. Credo vada messa direttamente sopra il relativo fuoco. E voilà, e mi permetterà di cucinare due alimenti per volta. Inoltre, ora che ho tirato fuori il martello, potete vedere che attorno al banco da lavoro è comparsa un'area e noi lo potremo quindi utilizzare solo all'interno di questa specifica area. Se andiamo fuori, in teoria, non dovrei più essere in grado di craftare nulla. Infatti vedete che dice sotto banco di lavoro none, ovvero nessuno. Se torniamo qui invece c'è almeno un banco da lavoro utile. Oh oh, nel frattempo il sole sta tramontando, quindi vediamo di darci una mossa prima che cominci a fare troppo freddo. Continuiamo ad esplorare la zona e vediamo se ci... Corvo, varra Valchiria, dopo ti ascolto. Dicevo, e vediamo se riusciamo a procurarci anche della carne. Nel frattempo l'effetto dei lamponi è finito. Aspetta che ne mangio un altro. E ho trovato una casetta abbandonata. Oh, Bani, sento rumori veramente brutti. E all'interno della casetta abbiamo trovato una chest che contiene... delle utili frecce, prendi tutto, delle piume e un'ulteriore torcia che ci servirà soprattutto visto che stanno per calare le tenebre. Oh, perfetto, possiamo quindi utilizzare un oggetto sulla mano sinistra e un oggetto con la mano destra. Allora, ci sono 6 strane creature. Ah, ok, sono un po' cazzerecce. Vabbè, le ho praticamente shottate e mi hanno droppato la coda del Neck. Credo che queste creature si chiamino Neck. Spero che sia qualcosa che possiamo mangiare e cucinare. Senti, vediamo di trucidare. No, signore, perché? Perché lo stalker di quartiere lo devo sempre trovare io? Credo che il signore abbia paura della luce, perché adesso fugge. Vabbè, facciamo finta di nulla, oppure ci attacca solamente alle spalle. Allora, ho visto alcuni Neck da quest'altra parte. Venite qua. Hanno tutti paura del fuoco? Sì, fuggono perché ho il fuoco, vediamo un po'. Se io lo spengo, invece, sì, provano ad attaccarmi. Oh, ok, il fuoco ha molto più potere di quanto mi sarei mai immaginato. Ok, intanto ho trovato un'altra coda del Neck. Signore, ora la faccio fuori. Nel frattempo comincia a far davvero troppo freddo. Perfetto, riaccendi il tutto. La nostra vita è ancora al massimo per adesso. Oh, maronne. Sto luogo ha un'aria abbastanza inquietante. Mi sa che non dovrei trovarmi qua. Oh, no. Oh no 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 no, in questa foresta oscura io non ci entro. No, vedo cose all'orizzonte, via. Aspetta che intanto ho trovato un cinghialozzo, forse due. No, no no, vieni qua cinghialozzo. Ok, perfetto, in acqua era rallentato. Purtroppo io comincerò a sentire freddo molto in fretta. E abbiamo trovato, oh,
della carne cruda. Aspetta che c'è anche il cugino del cinghialozzo. Non puoi fuggire da nessuna parte. E abbattuto. Olì, ottimo, ottimo. Prendi tutto. Davvero attorno a me sento dei rumori orripili. Aspetta che intanto ho trovato... Oh, della selce. La selce è la versione migliorata della pietra di solito. In effetti mi ha sbloccato tante ricette di crafting. Guarda, è pieno zeppo di selce letteralmente dovunque. Se mi emerge qualcosa dall'acqua mi spavento tantissimo. Guardate le radici dell'albero della vita. Bellissimo. No, vabbè. Adoro sti cavolo di giochi, santo cielo. Aspetta, aspetta che ce n'è ancora un po' anche qua. Sono in modalità è tutto figo perché è tutto nuovo per me. Non appena ovviamente comincerò a tirar porchi, vedrete che il mio odio per il gioco aumenterà considerevolmente. Ok, sono bagnato fradicio. In teoria, se ci mettiamo in parte al fuoco, oh, vedete come l'indicatore scende molto ma molto più rapidamente. Allora, vediamo anche di cucinare qualcosina. Abbiamo la carne del cinghiale. Se lo metto sullo slot numero 8 e clicco 8, ecco che potete vedere che i due cosciotti del cinghiale sono stati messi sopra il falò. Presumo che dovremo attendere qualche secondo prima che siano pronti per essere divorati. Ovviamente abbiamo anche la coda dei neck, che mettiamo invece sullo slot numero 7, perfetto. E voilà, pronto il primo cosciotto e pronto anche il secondo. Recuperiamoli ed intanto abbiamo messo a cucinare anche gli altri. Allora, il cosciottone ce lo mangiamo e oh mio Dio, adesso la barretta dovrebbe salire tantissimo. Se premo X dovremmo poterci riposare in parte al falò. Ah, decisamente molto meglio. Non siamo molto comodi. Infatti potete vedere che in alto a destra dice comodità 1. Quando saremo invece all'interno di una casa probabilmente ci potremo riposare molto di più. Guardate intanto la barretta della vita che è salita a 52. Oh, e mi sono anche riposato, che mi darà probabilmente un boost positivo. Allora, se utilizziamo 2 unità di legna e 2 unità di resina ci possiamo craftare una torcia di legno che possiamo anche piazzare a pavimento. In teoria, visto che tutte le creature hanno paura del fuoco, se la mettiamo, diciamo, a livello perimetrale, oltre a far luce, dovrebbe anche tenere a bada le varie creature. Lo scopriremo molto presto se la mia teoria è corretta. Mentre invece con 8 unità di legno ci possiamo craftare il nostro primo letto. Per adesso mettiamolo più o meno qua, abbastanza vicino al fuoco, si sa mai che aumenti la comodità. E voilà! Oh mio Dio, abbiamo anche il letto. Letto non reclamato, scusi, si potrebbe cavare dal mio letto? Ok, l'uccellaccio finalmente si è elevato e olè, il letto ha bisogno di un tetto. Ma porca di quelli per porca. Ma gioco, ma perché queste cose non me le dici prima? Aspetta che intanto... Oh, abbiamo anche del carbone, giusto? Perché il fuoco pian pianino bruciando la legna, che dobbiamo anche aggiungere, presumo, ci darà a sua volta del carbone. Il nostro inventario per adesso è molto limitato, quindi la chest sarà praticamente indispensabile. Guarda, guarda, esplorando la foresta ho trovato un'altra casa abbandonata. Oh, e anche in discrete condizioni... Non è male, vediamo un po' se posso entrare. In effetti sì, buongiorno. Parte del tetto è distrutto. Però dai, io direi che la possiamo sfruttare adeguatamente. E c'è anche un letto, dimmi che lo possiamo reclamare. No, credo che sia praticamente mezzo distrutto purtroppo. Mi sono effettivamente accorto che non possiamo utilizzare il banco da lavoro fin tanto che non lo abbiamo craftato sotto un tetto. E adesso dovremmo essere a posto. Così facendo potete vedere che abbiamo sbloccato tantissime nuove ricette di crafting, come ad esempio l'arco grezzo che mi richiede dei ritagli di cuoio che ricaviamo uccidendo i cinghiali. Abbiamo lo scudo, l'asta di selce. Ed inoltre abbiamo anche sbloccato l'ascia di selce, che è per l'appunto la versione migliorata dell'ascia di pietra. Possiamo farci dei pantaloni di cenci, una tunica di cenci, che è quello che abbiamo addosso per adesso. Infatti mi dice, meglio che niente, ti puoi accontentare. Mentre invece la zappa mi sembra uno strumento molto utile che mi permette di lavorare la terra. In teoria, con la suddetta zappa possiamo livellare il terreno, che ci permetterà quindi di avere una buona zona in cui piazzare la nostra casa. Willa. Ok, stamattina ci ritroviamo a Silent Hill. Non si vede praticamente nulla con questo nebbione. Ho ritrovato anche la baita mezza distrutta di prima, dove le api mi hanno attaccato. Vediamo un po' se distruggendone le pareti possiamo, sì, in effetti, ricavare della legna. Stiamo lontano dalle bastarde. Eviterei molto volentieri di essere punto ancora una volta. Aspetta, aspetta che ho trovato qualche altro neck. È il loro nido praticamente. Dammi la loro codina. Perfetto, aspetta, 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 che li facciamo fuori tutti. Moriteci, bastardoni. Non fanno neanche troppi danni per adesso. Ok, recuperiamo tutte le loro code. Ho trovato uno strano monolite, una pietra runica.
Oh, non mi dire che ci sono le storie. No, ragazzi, non mi metto a tradurle. Ah, ecco qua la selce che mi serviva. Quindi sì, la mia teoria è corretta. È una roccia che troviamo in prossimità dei corsi d'acqua. Sì, perfetto, perfetto, perfetto. Guarda quanta ce n'è anche da queste parti. Ci sono anche delle rocce normali. Devo solo fare attenzione a non farmi palpeggiare dalle varie creature e dai neck soprattutto. Oh, finalmente ho trovato un altro cinghiale. Sono abbastanza difficili da trovare. Non spawnano poi così tanto in questa zona. È pieno zeppo di quei cavolo di cervi che continuano a far rumore in lontananza. Bene, due cinghialozzi. Dai che finalmente dovrei avere tutte le risorse che mi servono. Ho finito la stamina proprio adesso. E l'effetto della carne del cinghiale sta anche per finire. Non ho trovato altre bisteccozze loro purtroppo. Presumo che... Oh, chiedetevi sarà dato. Presumo che se li facciamo fuori con arco e frecce probabilmente otterremo decisamente molte più risorse utili. Ok, mi si era interrotto il video, avete perso praticamente 30 secondi. Stavo inaugurando effettivamente la nostra zappa che, come potete vedere, mi permette di pianeggiare tutto il terreno. Oh, meraviglioso. Pian piano ovviamente la zappa stessa si rovina, non ci si può far nulla. Però mi sono praticamente craftato una zona pianeggiante su cui poter costruire, per adesso, una casa di fortuna. Sì, a patto... Oh, lag forte, sincero. Dicevo, a patto di avere, ovviamente, abbastanza legna. Ho dovuto, ovviamente, craftare un altro banco da lavoro perché il primo è troppo distante. Ma, bando alle ciance, inauguriamo il tutto. Spero che, ovviamente, le piattaforme si aggancino le une alle altre in qualche modo. Sì, ok, la mia teoria è corretta. C'è un po' di terreno che si compenetra male... Ma è meglio che nulla, come detto pian pianino. Dovremmo riuscire a padroneggiare tutti gli strumenti del gioco. Però dovrei riuscire a crearmi una piccola casetta di fortuna, che è meglio che nulla. Oh, meno male, nel frattempo la nebbia di Silent Hill a quanto pare è passata. Oh, vi giuro, non si riusciva a vedere praticamente nulla. Ok, una casa 4x3 dovrebbe essere più che sufficiente. Vediamo casomai di craftarci dei muri di legno. Aspetta, anche questi sembra che si possano agganciare senza nessun problema. Datemi un secondo che sono un pochettino emozionato perché vorrei evitare di far boiate. Ok, non male. Oltre ai muri dovrei poter craftare, spero, anche delle finestre. Ma per adesso non le ho, non so effettivamente come si craftino. Al massimo posso fare un mezzo muro di legno. Ah, ed è così che più o meno ricavi la finestra. Ovviamente mi consumerà anche molta meno legna. Quindi mettiamo altre due finestre. Chiamiamole più o meno finestre. Da quest'altra parte. E se ho visto bene, c'erano anche le porte o addirittura un cancello di legno. Ok, dai, devo dire che come prima casetta non è niente male. E voi direte, ah, Lon, manca il tetto. Lo so, ma mi accontento delle piccole vittorie. Allora, datemi un secondo che mi devo craftare una nuova ascia di pietra. Perché la mia è rotta. Perfetto. E ne approfitto senza un minimo di rispetto per far fuori tutti sti cavolo di Pumba. Ce ne sono tre in un'unica zona. Mi serve... Dovrei avere tutte le risorse per craftare l'arco. Ma il banco da lavoro non funziona finché non ho il tetto. Ok. Porco cane, mi sono appena accorto che non avevo più nutrimento. Aspetta. Ok, ora va meglio. Per adesso non abbiamo trovato la verdura. Probabilmente la dovremo coltivare noi con i nostri campi, o la dovremmo commerciare in qualche modo. In teoria comunque possiamo ricavare legna, presumo letteralmente da qualunque albero anche già caduto. Ok, perfetto, quindi non mi devo per forza accanire contro madre natura. Beh, questo non lo potrò neanche toccare, vediamo un po'. È troppo difficile. Grazie gioco della tua onestà. Allora, per i tetti presumo dovremmo utilizzare i muri di legno a 45 gradi. Ok, basta che lo aggancio sopra. E se lo ruoto dall'altra parte, aspettate che non è così semplice agganciarlo correttamente. Abbiamo anche l'altra zona, non male. Dai, che volevo avere un riparo prima che veniva giù il freddume. Il tetto della casa ovviamente sarà fatto in paglia e ci sono diverse opzioni. Come ho detto, sto gioco è molto più ricco di quanto mi sarei mai aspettato. Allora, fatemi uscire in modo tale da poterlo piazzare correttamente. Vediamo se si aggancia meglio di quello di Ark. Beh, di certo non si può agganciare peggio. Dai, gioco. Oh, senti, buttaglielo sopra così. E gli altri li agganceremo, presumo, in parte. Ok. Perfetto, proprio devi azzeccare il pixel giusto giusto. E vedo che di tanto qualcosa lampeggia di rosso. Credo che in questo gioco dobbiamo anche tenere in considerazione la resistenza strutturale. Aspetta che intanto mi crafto una cavolo di torcia, se no qua fuori non si vede praticamente nulla. Un'altra mettimela qua di lato. Ok, rimangono accese tutto il giorno, quindi non devo neanche rifornirle, che cosa buona e tanto giusta.
Tornando a sti boia di tetti, vediamo di fare la parte spiovente da 26 gradi. Sì, me la potevi fare anche piatta, non mi lamentavo. E va che spettacolo, la possiamo tranquillamente agganciare le une alle altre, anche se ho visto un colore brutto brutto. Il mio daltonismo sarà un problema in sto cavolo di gioco. Aggancia anche l'altra. Ok, ora sembra meglio di prima. Ottimo, nel frattempo ho distrutto anche tutte le costruzioni che non ci serviranno più. Ci è voluto un sacco di tempo, ma la nostra casetta è pronta ed operativa. Spero che non crolli da un momento a quell'altro. È anche abbastanza grande, siamo onesti, per essere il primo giorno di lavoro. Allora, datemi velocemente un secondo. Piazziamo il banco da lavoro, magari qua in un angolino. C'è un cervo là fuori che c'ho una voglia di ammazzarlo male, che voi non ci avete idea. E direi anche di mettere il letto, che mi richiedeva 8 unità di legna. Aspetta che lo piazziamo casomai da quest'altra parte. Oh, meno male. E adesso finalmente lo possiamo reclamare. Franknar's letto non reclamato. Ok, ci possiamo anche dormire. Il letto ha bisogno di un fuoco vicino. Oh, che rompi maroni. Vabbè, allora non dormo stanotte. Mentre invece al banco da lavoro finalmente mi posso craftare l'arco grezzo. Oh, adesso posso andare a sparare a quel maledetto cervo. In teoria dovrei potermi anche fare le frecce di legno con 8 unità di legna. Quindi devo andare là fuori a procurarmene un altro po'. Tuttavia, nessuno mi vieta di craftare l'asta di selce. Oh, quindi abbiamo anche una sorta di lancia che possiamo utilizzare all'occorrenza. Ma perché no? L'ascia di selce invece mi permetterà probabilmente di abbattere gli alberi molto ma molto più in fretta e anche di fare molti più danni. Beh, non ci resta che scoprirlo. Proviamo ad abbattere questi rametti. Beh, prima ci volevano 3 colpi. Adesso sembra che li possiamo tranquillamente abbattere con un paio più o meno. Vai, tutta mia la legna. Io spero davvero che le piante dopo un po' respawnino. Ho visto che alcuni alberi come le betulle per adesso non li posso abbattere, ma questi più piccolini non sono un gran problema. Allora, intanto qua fuori possiamo di nuovo craftarci un altro fuocherello, così non dovrebbe più rompermi le scatole il gioco. Vediamo un po', ora posso dormire? Sì, meno male, così possiamo tranquillamente passare la notte e spero ci sveglieremo all'alba. Ti senti riposato? Comodità 4 e siamo sopravvissuti fino al terzo giorno. Più di quanto mi sarei mai aspettato, onestamente. Yay! Eccolo là, il piccolo bastardo che mi prende per il chiurlo da un paio di giorni. Ciccio, tra po' mi crafto le frecce e vengo a prenderti. Anzi, direi che siamo in partita da un po'. Quindi per questo episodio ci possiamo anche fermare qua. Fatemi solo craftare un paio di oggetti, come ad esempio la cucina, ecco qua, anzi lo spiedo, diciamo, sul nostro fuocherello, altrimenti non potrò cucinare nulla. E se ho visto bene, forse possiamo mettere le torce di legno anche all'interno della nostra abitazione. Anche perché mi spiace se le riprese sono scure, ragazzi, di notte, ma è purtroppo il gioco è fatto così, vediamo un po'. Ok, decisamente molto meglio. Magari piazziamone un paio, visto che di risorse ne abbiamo. Se la casa prende fuoco, piango proprio una cifra, ragazzi, eh. Non sembra che le possa mettere a parete, vediamo un po' se me le fa mettere. Il gioco dice no, 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 non si fanno ste cose, vergognati. Con il resto della legna eventualmente mi posso... va che bella, va che bella. Mi posso anche craftare una chest. Vediamo se ha un lato. Sì, direi che questo dovrebbe essere il lato principale. La mettiamo casomai qua di lato rispetto al nostro letto. E all'interno ci possiamo mettere solamente 10 oggetti. Ma è una chest grande più grande. Buono dai, come dicevo gente, per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente andremo avanti con il gioco e con una potenziale serie, se ci saranno abbastanza visual, perché come tutti i survival richiede una marea di tempo per riuscire a procurarsi le risorse, il crafting, il level upping, il porking e chi più ne ha più ne metta. Quindi lasciate un bel mi piace per continuare eventualmente le nostre disavventure qui su Valheim. Se avete qualche suggerimento scrivetelo qua sotto nei commenti e noi ci vedremo eventualmente in un prossimo episodio. Ciao ciao!